I'm sorry, feeling now very bad. Non se la sentono ancora di parlare Alina, Marina e Svetlana, troppo stanche e ancora provate dalle emozioni del lungo viaggio, il loro viaggio verso la salvezza. Le tre donne ucraine sono arrivate ad Arezzo venerdì sera dopo aver percorso oltre 1700 chilometri a bordo di un pulmino guidato da tre aretini, il consigliere comunale Piero Perticai, Giovanni Gallastroni e l'infermiere dell'ospedale San Donato Luca Paolini. I tre amici erano partiti lo scorso mercoledì a bordo del mezzo dell'Arezzo Calcio, carico di beni di prima necessità destinati ad un campo profughi in Polonia a ridosso del confine ucraino. Qui sono stati portati gli aiuti al centro di accoglienza che si trova all'interno della palestra di una scuola che ospita tante donne con bambini. Così di primo acchito, scendendo giù diciamo nella palestra, che tutto quanto fosse normale, perché un popolo di grande dignità, veramente una cosa incredibile. Oltre diciamo all'arrivo alla stazione, tutti i volontari, i giovani polacchi che sono lì, danno tazze di caffè, di cacao, di giochi per i bambini, ma poi un ordine diciamo veramente, e poi lì all'interno della scuola sembrava che tutto fosse niente di particolare, fino a quando io ho visto qualche signora da una parte con il telefono cambiare atteggiamento, perché ci vuol poco. Poi gli aretini, assieme alle tre donne, sono ripartiti verso Arezzo. Sembra di aver tolto una goccia d'acqua in un catino, ecco quello che abbiamo fatto. Il pulmino si è fermato di fronte alla prefettura. Per le tre donne c'è ancora un po' di strada da fare. Sono state infatti destinate ad un centro di Caprese Michelangelo.